Sì. Siamo nel simbolo di Scalea. Innanzitutto Scalea, questa città di 11.000 abitanti residenti, ma ad agosto Scalea arriva addirittura a 150.000 anche abitanti. Perciò tutti i casi la località turistica più popolata dell'intera Calabria. Non ce ne sono altre località turistiche che arrivano a queste cifre. Scalea batte sul comando. Anzi, negli anni boom diventa napoletana. Negli anni boom. Non sapessi così. Voi non venite. Assolutamente. Peppo mi tenga per mia. Negli anni boom, addirittura del turismo, anni 90, fino agli anni 80, primi anni 90, addirittura Scalea sfiorava le 250.000 presenze. Era veramente. Quando il turismo era turismo, caos, però. C'era. Vabbè, quando... Allora, qui siamo nel simbolo di Scalea, che è la Torre Talao. Questa è una targa, come già state leggendo, in onore, che l'amministrazione comunale ha fatto, in onore dell'ultimo proprietario della torre, che era Amedeo Rocco Armentano, filosofo, musicista, ma soprattutto uno dei massoni più importanti del sud Italia. Qua non lo potevano scrivere. Aveva una delle logge massoniche più importanti della zona. Non a caso acquistò questa torre. Amedeo Rocco Armentano. Ma non ce l'ha. Amedeo Rocco Armentano. No, voleva sapere l'epoca in cui è vissuto. Quindi è recente, siamo già nella nuova massoneria. C'è la nuova massoneria. Allora, però io non mi soffermo tanto su questo filosofo aspetto, perché sono delle materie anche complesse. Ok, però è da dire perché è stato l'ultimo. Da 50 anni la torre è di proprietà del comune di Scalea. Questa è una cosa bella. Perché la famiglia poi l'ha donata. Poi vi spiego, l'ha donata la famiglia questa torre. Poi vi spiego il perché. Perché questo Armentano, come c'è scritto, è nato a Scalea, ma è morto a San Paolo del Brasile. Come c'è scritto nel... Là c'è anche un errore. Non è 1966, c'è stato un errore di trascrizione. È morto nel 1968. Ma perché c'è stata una trascrizione sbagliata. Vabbè, per noi no, per noi non no, mi interessa neanche. Non in più o non in meno, non lui è che comunque gli hanno comunque è morto, ma non gli servivano più, era già no. morto. C'è una piazzoletta di fronte, vi fermate lì, che intanto chiudo il cancello e iniziamo da lì.